C'è un mezzo per cercare di eliminare queste cellule? Qui veramente sottolineo molto l'importanza della ricerca di base, perché sono stati i cristallografi, i biologi strutturali, che hanno capito che la proteina di fusione aveva una tasca dell'ATP dove entrava questa molecola, l'ATP, che fornisce l'energia alla proteina di fusione e le consente di sviluppare questa attività tirosinochinasica. E qui i farmacologi sperimentali, ed è stato un farmacologo sperimentale che lavorava per Novartis, hanno avuto l'idea geniale, che poi è quella di ingannare il tumore e poi sconfiggerlo, vale dire sviluppare un composto, l'imatinib, che entra nella tasca dell'ATP con maggior affinità rispetto all'ATP, impedendo che entri l'ATP. Quindi di fatto deprivando l'oncoproteina della sua capacità e deprivando le cellule mutate della loro capacità. E quindi quello che succede dando l'imatinib a un paziente che ha quell'emopoiesi tutta clonale è che vengono selettivamente eliminate le cellule mutate, rimangono le poche cellule normali, rimane anche qualche cellula mutata, e poi vi dirò perché l'ho lasciata, e si riespandono le cellule normali. Quindi si elimina selettivamente il clone di cellule leucemiche. Questo è un esempio di targeted therapy o terapia mirata. Per farvi vedere come questo si traduce in un grosso vantaggio clinico, vi faccio vedere i dati di uno studio della società, del gruppo tedesco di studio della leucemia mieloide cronica, in cui si confrontano le sopravvivenze in diversi periodi di arruolamento dei pazienti. E si vede come per i pazienti seguiti nel 1983-1994 la sopravvivenza mediana a 10 anni era del 18%, mentre per quelli arruolati nel periodo 2002-2012 è dell'83%. Tenete presente che intanto questa percentuale è migliorata ulteriormente, ma che poi i pazienti muoiono anche di altre cause, a parte la leucemia mieloide cronica, e muoiono di vecchiaia. Vi dicevo che la malattia non esaurisce, non estingue completamente le cellule mutate, ma ne rimane sempre qualcuna. E perché per vari motivi che sono troppo tecnici, ma anche qui la tecnologia che deriva dalla biologia molecolare ci consente, queste sono curve molto strane, di avere un metodo molecolare basato sul gene di fusione, per cui riesco a calcolare quante cellule su un milione sono mutate, fino a una cellula su un milione. E gli studi clinici hanno dimostrato che quando si fa scendere la percentuale di cellule mutate al di sotto di un certo livello, la possibilità che queste si riespandano è molto bassa o nulla, e si può addirittura sospendere il trattamento. Quindi questo vi fa capire come il complesso della medicina di precisione, che deriva fondamentalmente, almeno nel caso della ematologia di precisione, dalla genetica molecolare, sia importante non solo per la scelta terapeutica, ma anche per modulare poi la terapia.